auguri al signor Draghi, eletto come statista dell'anno. Ma che avrà fatto mai il signor Draghi per essere stato eletto statista dell'anno? Secondo me è riduttivo come onorificenza. Deve essere eletto come statista italiano di sempre, il più grande, ragazzi, perché il signor Draghi è quello che ha svenduto l'Italia alla finanza internazionale, ai banchieri. Infatti nel 1992, nell'estate, la crociera del Britannia, voluta dalla regina Elisabetta, ci fu sul Panfilo la privatizzazione proprio dell'Italia. Il 2 giugno 1992 gli ospiti erano l'alto comando dell'economia di Stato italiana, il presidente di Banca Italia Ciampi e l'onnipresente Beniamino Andreatta, i due artefici del divorzio tra Banca Italia e Tesoro all'inizio degli anni 80, e c'erano i vertici di Eni, IRI, Comit, INA, le aziende di Stato e le partecipate al gran completo. C'era inoltre, a introdurre il consenso, il direttore generale del Tesoro, il nostro grandissimo, bene amato Mario Draghi, uomo della Goldman Sachs. Lo Stato, pensate, in quel periodo controllava treni, aerei, autostrade per intero, l'acqua, l'elettricità, il gas, l'80% del sistema bancario, l'intera telefonia, la RAI, porzioni consistenti della siderurgia e della chimica. I settori di partecipazione erano praterie sconfinate, assicurazioni, meccanica, elettromeccanica, settore alimentare, impiantistica, fibre, vetro, pubblicità, supermercati, alberghi, agenzie di viaggio. Ragazzi, eravamo la seconda potenza industriale in Europa e quarta del mondo. È stato svenduto tutto questo matrimonio nel 92 grazie al signor Draghi. Perché? Perché nell'81 che cosa successe? La divisione tra il Ministero del Tesoro e Banca d'Italia, quindi Banca d'Italia non poteva più comprare i titoli di Stato e quindi iniziarono ad essere venduti ad enti terzi questi titoli di Stato con questa divisione, e si iniziò a creare questo debito pubblico che oggi ha raggiunto e superato i 3.500 miliardi. Gli italiani hanno 5.000 miliardi nei loro risparmi dei conti correnti, e è lì che devono mettere le mani, saccheggiare i nostri risparmi. Patrimonio hanno già svenduto quasi del tutto, e quindi ci faranno fare la fine della Grecia. Quando è partita questa privatizzazione? Nel 1993, con la vendita, anzi diciamola con la svendita al saldo a 2 lire della prima tranche del gruppo SME, controllato proprio da IRI. Poi l'onore di aprire la strada toccò ai surgelati, ai dolci, Motta, Alemagna, Surgela e più tante altre, che si riaggiudicò poi la Svizzera Nestlé. Il breve governo Berlusconi poi, nel 94, fece una frenata su questa svendita, che si prolungò fino al 96. Poi con i governi Prodi e il carissimo massone D'Alema le dismissioni presero la rincorsa ancora una volta. Il gruppo IRI fu smembrato e messo in vendita. Il ricavo immediato fu di 30 miliardi di vecchie lire, lievitate poi fino a 56.000 e passa. E pensate, una cordata capitanata dagli Agnelli, si aggiudicò Telecom. Ciampi, allora ministro del Tesoro, spiegò che serviva a impedire che Fiat vendesse all'americana General Motors, e D'Alema, arrivato al governo alla fine del 96, patrocinò il cedimento di Autostrade Benetton, introducendo una delle principali specificità delle privatizzazioni all'italiana: la svendita allo stesso soggetto sia del servizio che delle infrastrutture, le autostrade e i caselli Telecom e i cavi sui quali viaggia il segnale. La dismissione poi è proseguita per una ventina d'anni, passando per le banche, quote di Enel, di Eni, il disastro di Alitalia. L'incasso è stato cospicuo, solamente 127 miliardi di euro, una decina ricavata solo dalla vendita di immobili. Ok, ragazzi, quindi tutto questo lo hanno fatto con la scusa di diminuire debito pubblico. Debito pubblico che, come abbiamo detto, fu causato proprio dalla divisione nel 1981, non a caso fatta, tra il Ministero del Tesoro e Banca d'Italia.
E era di circa 750 miliardi di euro in quel periodo il debito pubblico, debito che si poteva pianificare immediatamente, ma nel 1991 poi fu privatizzata anche Banca d'Italia, che diventò una SPA privata, per cui Banca d'Italia, quando stappava denaro creandolo dal nulla, poi veniva messo a debito e il popolo doveva pagare interessi. Ecco perché questo debito pubblico è arrivato a questa quota che salirà sempre di più fino a quando, con il capitalismo inclusivo del progetto Davos, del World Economic Forum, ci diranno: benissimo, facciamo un condono, vi condoniamo questo debito pubblico truffa, perché uno Stato deve avere la sovranità monetaria, ragazzi, e in cambio vi togliamo tutta la proprietà privata. Allora vi leggo tre articoli della Costituzione, signori, perché questi furfanti, delinquenti, assassini e criminali devono andare in galera tutti quanti per aver ceduto la sovranità dell'Italia. Articolo 1 della Costituzione: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, aggiungo io sul lavoro, dove gli operai devono essere usurati da questi banchieri. E la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Quando hanno ceduto la sovranità monetaria, hanno tolto la sovranità al popolo. Articolo 43, perché l'ENI è andata a finire in mani private, e pensate, adesso noi paghiamo l'ENI 7 volte il prezzo che costa l'ENI, il costo dell'energia, no? E stanno facendo affari miliardari. Ma c'è un escamotage che i politici non dicono e non usano. L'articolo 43 della Costituzione: ai fini di utilità generale, la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione, salvo indennizzo allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Ebbene, non è interesse generale adesso riprenderci l'ENI per far sì che non chiuda tutta la piccola e media impresa, mandando in default l'intera Italia, perché dopo, una volta chiusa piccola e media impresa, non potranno più prendere quelle tasse dal motore portante dell'Italia, attraverso cui poi pagano reddito di cittadinanza, pensioni e stipendi ai dipendenti pubblici. No, non lo vogliono fare, ci devono mandare in default per seguire il progetto Davos. Articolo 67, ecco perché dovete astenervi e non votare, della Costituzione: ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Che cosa vuol dire? Che nessun partito, sia destra, sinistra o la finta opposizione che hanno messo in campo, è tenuto poi a portare avanti il programma elettorale che ha portato avanti proprio attraverso questo articolo. Per cui, signori, dobbiamo creare uno Stato democratico all'interno di questo sistema di dittatura, non riconoscendolo, quindi non entrando nelle urne elettorali, altrimenti riconoscete e legittimate questo sistema di dittatura. Ci dobbiamo astenere, creare un nostro Parlamento sovrano, una nostra Costituzione, una nostra moneta sovrana, riprenderci in mano l'Italia, e col denaro poi che creiamo ci scambiamo quello che noi produciamo senza essere usurati da questi criminali. Signor Draghi, grazie per aver devastato l'Italia. Ci ricorderemo di lei, di tutti i politici che ci hanno tradito e della massoneria serva dei banchieri. Grazie di averci seguito, alla prossima puntata.